L'idea dei Twistor di Roger Penrose è una teoria straordinaria che vuole mettere insieme la relatività di Einstein e la meccanica quantistica attraverso la magia dei numeri complessi. Roger Penrose, sin da piccolo, ha sempre percepito una magia intrinseca nei numeri complessi, un modo in cui essi descrivono profondamente la natura. E questa magia lo ha sempre seguito fino ad oggi. La teoria dei Twistor ne è una prova. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Cominciamo subito cercando di analizzare questa immagine che vedete qui. Questa immagine mostra a sinistra lo spazio-tempo di Minkowski, che è lo spazio in cui viviamo. Sin da quando Einstein ha unificato il tempo e lo spazio-tempo di Minkowski è l'ambiente che diciamo ci circonda, per così dire. E la caratteristica di questo spazio di Minkowski è che è uno spazio a quattro dimensioni, tre spaziali ed una temporale. Ora vedete, in questo spazio-tempo di Minkowski abbiamo degli oggetti particolari, ci sono degli eventi, ci sono dei raggi di luce. E che cos'è un raggio di luce? Un raggio di luce è l'elemento più semplice dello spazio di Minkowski, mentre un evento è l'insieme di tutti i raggi di luce passanti per un punto. Ora, l'idea dello spazio dei Twistor, che vedete qui, entra in scena a destra in questa immagine, è la seguente. Ad ogni raggio di luce nello spazio di Minkowski, nello spazio dei Twistor, associamo un punto. Mentre, e qui c'è proprio il colpo di genio, c'è proprio la rivelazione, ad un evento, cioè un punto dello spazio di Minkowski, nello spazio dei Twistor corrisponde ad una sfera di Riemann. Questa sfera di Riemann ha delle caratteristiche peculiari. Anzitutto, la sfera di Riemann è proprio il cuore della teoria dei Twistor, perché, come vedremo, questa sfera di Riemann giocherà un ruolo centrale sia nella meccanica quantistica che nella relatività. Diciamo, è il collante di tutto. La sfera di Riemann è un oggetto che fa parte del mondo dei numeri complessi. Vedete, noi qui abbiamo rappresentato anzitutto una sfera di Riemann che è stata posizionata sul piano complesso di Argand, Gauss e Wessel. Vedete, si tratta di una sfera unitaria di raggio 1, coincidente con il centro del piano complesso, e di modo che l'equatore della sfera, vedete, l'equatore della sfera di Riemann, questo qui, coincide con il piano complesso. La sfera di Riemann ha la caratteristica straordinaria di rappresentare in un modo alternativo e più potente tutto lo spazio complesso. In che modo? Aggiungendo il punto all'infinito. Quella che vedete in questa immagine è la cosiddetta proiezione stereografica. Si prende la sfera di Riemann, si considera il punto, il polo sud, e dal polo sud si fa partire una retta che intersecherà, ad esempio, un punto U sul piano complesso, e poi intersecherà anche un punto U sulla sfera U', e questa è la proiezione stereografica. Ciascun punto del piano complesso corrisponde un punto sulla sfera. È evidente che sul piano complesso l'infinito non riusciamo a visualizzarlo, mentre sulla sfera l'infinito è proprio il polo sud. Mentre lo zero, vedete, coincide con il polo nord. Dal punto di vista della relatività di Einstein, la sfera di Riemann coincide con quella che è nota come la sfera celeste. Quando un osservatore, noi ad esempio, guardiamo qualcosa nello spazio, nel contesto relativistico esiste il cono di luce
che ci dà informazioni sul nostro futuro, sul nostro passato e sul nostro presente. Einstein ha scoperto nella sua relatività ristretta che tra il passato e il futuro c'è una piccola fessura che si intravede in modo più importante quando viaggiamo a velocità prossime a quelle della luce. Perché se voi immaginate di osservare qualcosa, per esempio quando osservate le stelle, allora voi state osservando il passato, perché la luce, seppur ha una velocità enorme, è pur sempre finita questa velocità, quindi impiegherà un certo tempo per raggiungere gli occhi dell'osservatore. Quindi quando voi guardate alle stelle, state guardando a ciò che è accaduto tanto tempo fa, non nel momento in cui stiamo parlando. Questo cono di luce rappresenta quindi ciò che l'osservatore, diciamo, osserva quando guarda qualcosa con gli occhi. E quando guardiamo alla volta celeste, supponendo di essere in presenza di due osservatori, che qui abbiamo chiamato con Xi e Z, a due velocità diverse, la volta celeste è rappresentata da una sfera di Riemann. E la cosa straordinaria è che gli osservatori Xi e Z vedranno due configurazioni di stelle diverse, perché se stanno viaggiando a velocità diverse, per le contrazioni relativistiche vedranno volte celesti diverse. E la sfera di Riemann cattura proprio questo comportamento, il modo di visualizzare la volta celeste, perché è un oggetto olomorfo, cioè qualcosa che conserva, ha una geometria che conserva i cerchi. Vedete le stelle che visualizza Xi, che formano un cerchio, nella visione di Z formano sempre un cerchio, e questo è catturato dalla geometria della sfera di Riemann. Ma la sfera di Riemann cattura anche delle informazioni quantistiche, perché se consideriamo un sistema quantistico rappresentato da una coppia di stati come questi qui che vedete con queste freccette, uno spin per esempio di una particella in uno spazio di Hilbert a due dimensioni, si scopre come la sfera di Riemann rappresenta lo spin di una combinazione di stati elementari. Vedete in questa immagine W e Z, che sono dei numeri complessi, appartengono entrambi, sia W appartiene a C, sia Z appartiene a C, sono le cosiddette ampiezze di probabilità della sovrapposizione quantistica. Questi due stati fondamentali, che possiamo indicare con la notazione di Dirac, questi ket, se noi rappresentiamo con una sfera di Riemann lo spin dello stato up, questo qui, e dello stato down, questo qui, la combinazione di questi due stati rappresenta lo stato che ha uno spin generico. E la sfera di Riemann ci dice proprio come lo spin è orientato, perché se noi prendiamo un vettore che è posizionato nel centro della sfera di Riemann e punta in una direzione della sfera, direzione che è data proprio dal rapporto tra Z e W, vedete, questa freccia qui rappresenta proprio la direzione dello spin sovrapposto. Se prendiamo la radice del rapporto Z fratto V, otteniamo quello che è noto come il vettore di Stokes, che è perpendicolare al cerchio, a questo cerchio qui, vedete, tale per cui la proiezione di questo cerchio coincide con la cosiddetta ellisse di polarizzazione dello stato quantistico. Insomma, c'è una relazione tra la meccanica quantistica e la relatività einsteiniana. Questa relazione si trova a livello fondamentale attraverso l'analisi complessa. E questo è proprio il punto di forza della teoria dei twistor. Ma ritorniamo ora al nostro spazio dei twistor che vedete in questa figura qui. Allora, qual è il problema, diciamo, che dobbiamo affrontare? Il problema è il seguente. Mentre lo spazio di Minkowski è uno spazio a quattro dimensioni reali,
e quindi un raggio di luce che si trova in questo spazio di Minkowski apparentemente è un oggetto a quattro dimensioni, nello spazio dei Twistor, per rappresentare questo raggio di luce abbiamo bisogno di cinque dimensioni, di uno spazio pentadimensionale. Però questo è un problema, perché lo spazio dei Twistor, essendo a cinque dimensioni, non può essere uno spazio complesso. E noi abbiamo visto che la sfera di Riemann nello spazio dei Twistor deve essere un oggetto complesso, un oggetto olomorfo. Però se lo spazio dei Twistor fosse a cinque dimensioni, non sarebbe una varietà complessa. Allora che si sono inventati i matematici per risolvere questo problema? Si sono inventati il concetto di spazio proiettivo. Che cos'è uno spazio proiettivo? Uno spazio proiettivo è stato inventato per costruire una geometria dell'occhio. È una geometria che riveste un ruolo centrale in matematica e spesso in fisica viene impiegata per questioni tecniche. Vedete, in questo caso abbiamo uno spazio proiettivo PT, vedete questo qui, diciamo è un sottospazio dello spazio dei Twistor. Lo spazio dei Twistor, quello generico, è uno spazio, come vedremo tra poco, è uno spazio ad otto dimensioni. Lo spazio invece, il sottospazio proiettivo, è uno spazio a sei dimensioni reali. Ora, ciò che prima abbiamo visto essere associato ad un raggio di luce era un oggetto che apparteneva ad uno spazio a cinque dimensioni. Vedete questo qui, questo spazio qui, che, di cui il suo spazio proiettivo abbiamo indicato Pn, che è lo spazio proiettivo dei Twistor nulli, che coincidono a raggi di luce nulli. Nulli vuol dire che non hanno la cosiddetta elicità, non hanno una rotazione questi raggi, sono nulli. Lo spazio proiettivo, PT, suddivide il sottospazio a sei dimensioni, ovvero tre dimensioni complesse e sei dimensioni reali, lo suddivide in due sottospazi, quello dei Twistor negativi e quello dei Twistor positivi. Inoltre, un punto appartenente a questo spazio proiettivo è individuato da tre numeri complessi, che sono questi qui, e tra poco vedremo perché sono questi qui. Mentre un punto nello spazio di Minkowski è rappresentato da una quaterna di numeri reali, che sono le componenti temporali e spaziali. A questo punto, osservate che vale la seguente relazione fondamentale di incidenza dei Twistor, che è questa qui. Quando un Twistor incide con un raggio di luce, allora deve valere questa relazione di incidenza. Se queste sono le coordinate spaziali e temporali del raggio di luce nello spazio di Minkowski, vedete che appartiene ad M, e queste sono le coordinate del Twistor nello spazio proiettivo tridimensionale complesso ed esadimensionale reale, vedete questo qui, allora se incidono questi due oggetti, cioè se il Twistor incide con il raggio di luce, deve valere la relazione fondamentale di incidenza, che è questa qui. Vedete, le prime due coordinate del Twistor, z0 e z1 complesse, moltiplicate per l'unità immaginaria, per questa matrice R alla A a primo, che adesso vedremo che cosa significa, per le altre due coordinate, z2 e z3, deve essere valida. Esplicitando questa matrice che abbiamo tracciato in giallo, vedete questa matrice è una matrice particolare in cui ci sono delle combinazioni delle coordinate spazio-temporali del Twistor, del raggio di luce, sulla diagonale principale, poi sulla diagonale secondaria compaiono due numeri complessi coniugati, di modo che la matrice sia una matrice hermitiana. Chiaramente questo modo di esprimere la relazione di incidenza può essere esteso definendo questo primo vettore e questo secondo vettore complesso come due spinori di due dimensioni. Il primo descrive il cosiddetto momento angolare del Twistor, il secondo è legato alla quantità di moto del Twistor.
è il modo in cui esprimiamo di solito un twistor come coppia di spinori è il seguente. È una, un modo più compatto di esprimerlo, però chiaramente bisogna conoscere bene l'algebra spinoriale, naturalmente. Con alfa naturalmente indichiamo ad indice, con notazione ad indici, tutte le componenti del twistor. Arrivati a questo punto, però, cerchiamo di fare un po' di chiarezza sullo spazio dei twistor. Allora, abbiamo visto che lo spazio dei twistor completo è uno spazio ad 8 dimensioni reali e quindi a 4 dimensioni complesse. Questo vuol dire che un punto preso nello spazio dei twistor, se prendo un punto qui, questo punto è rappresentato da una quaterna di numeri complessi, che sono le coordinate del twistor, che indichiamo in questo modo, z0, z1, z2 e z3, che sono un oggetto, rappresentano un oggetto a 4 dimensioni. Naturalmente, per semplificare un po' le cose, abbiamo visto, per renderle più, da un punto di vista teorico, più complete, abbiamo introdotto all'interno dello spazio dei twistor il sottospazio proiettivo PT. Questo sottospazio proiettivo, questo qui, che abbiamo chiamato PT, spazio proiettivo dei twistor, ovviamente è un sottospazio a 6 dimensioni reali. E 3, che naturalmente corrispondono, queste 6 dimensioni reali corrispondono a 3 dimensioni complesse, naturalmente. Quindi, come abbiamo visto, se io conosco le coordinate del twistor nello spazio ad 8 dimensioni, per ricavare le coordinate dello stesso twistor nel sottospazio proiettivo, devo costruire i rapporti complessi z0 su z1, z1 su z2, z2 su z3. Queste sono le medesime coordinate del twistor viste nello spazio proiettivo. Ora, guardate tutti questi sottospazi che abbiamo qui dentro. Allora, n è il sottospazio dei twistor nulli ed è a dimensione 7. T più e T meno sono i twistor positivi o negativi che aumentano di 1 la dimensione di n e quindi si ritorna allo spazio ad 8 dimensioni. PT più e PT meno sono, come abbiamo visto, i due sottospazi proiettivi dei twistor corrispondenti a raggi di luce nello spazio di Minkowski ad elicità positiva, quindi è come se avessero questi raggi di luce uno spin destrorso, mentre PT- descrive, è il sottospazio proiettivo dei twistor negativi che nello spazio di Minkowski corrispondono a raggi di luce con elicità negativa, quindi come se avessero uno spin sinistrorso, mentre lo spazio proiettivo PN coincide con, diciamo, i twistor, i raggi di luce nulli. Naturalmente, se io considero un twistor Z alfa, queste sono le componenti del twistor, queste qui, è possibile dimostrare che esiste anche il twistor complesso coniugato, Z alfa star, Z alfa bar. E facendo il prodotto scalare di Z alfa con Z alfa star, diciamo, Z alfa con l'alfa messo giù, barra, si può costruire la norma, o se vogliamo, diciamo, la metrica, da un punto di vista più tecnico, del nostro spazio dei twist. È evidente che, e questo non lo dimostriamo perché la lezione diventerebbe più complessa, ma lo accenniamo, il sottospazio proiettivo PN, che è lo spazio dei twistor nulli, è quello per cui si ha che il prodotto scalare Z alfa con Z barra alfa è nullo, mentre lo sottospazio proiettivo PT più è quello per cui questo prodotto scalare è positivo. Capite che quello con il meno è quello per cui il sottospazio, il prodotto scalare, Z alfa
z alfa bar è negativo. Osservate come è fatto quello spazio di Minkowski. Quello spazio di Minkowski, che qui abbiamo chiamato M cancelletto, o se c'è qualche musicista, M diesis, è uno spazio, diciamo, è uno spazio-tempo, in gergo tecnico, detto compattificato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo preso lo spazio di Minkowski e gli abbiamo aggiunto il punto all'infinito, che nel caso dello spazio-tempo di Minkowski è un cono infinito di luce che ingloba tutto lo spazio-tempo. In questo modo, come abbiamo visto per la sfera di Riemann, che inglobava il punto all'infinito del piano complesso, abbiamo reso compatto lo spazio-tempo di Minkowski. Questo per una questione puramente tecnica e rigorosa. Adesso cerchiamo di capire, prima di chiudere, che cos'è, a che cosa serve e come, diciamo, si rappresenta geometricamente un twistor. E lo facciamo attraverso l'ultimo passo, diciamo, della definizione del twistor, che è questo qui. Allora, noi abbiamo anzitutto il nostro spazio-tempo di Minkowski compattificato, dove abbiamo aggiunto un'ulteriore caratteristica a questo spazio-tempo. Lo abbiamo complessificato, cioè abbiamo trasformato le componenti di un punto dello spazio di Minkowski, che prima erano reali, le abbiamo trasformate in componenti complesse. Vedete, qui il nostro punto a quattro dimensioni ora appartiene a C4, non più ad R4. O meglio, ad M. Quindi il nostro spazio-tempo di Minkowski è diventato CM cancelletto, compattificato e complessificato. Se operiamo questa doppia caratteristica, questa doppia peculiarità allo spazio, quando consideriamo un twistor Z alfa e andiamo a vedere nello spazio CM diesis quello che succede che a questo punto, a questo twistor, corrisponde un piano nello spazio complessificato, che indicheremo per brevità l'alfa piano. Questo alfa piano è un piano cosiddetto autoduale. Questo significa che se considero il twistor duale, quello che si ottiene giocando con la coniugazione dei twistor, il twistor duale avrà un piano nello spazio proiettivo, vedete? Ora, un piano nello spazio proiettivo, e qui di nuovo non vogliamo entrare in questioni più tecniche, magari lo faremo più avanti, perché sennò questo video ovviamente si allunga troppo, a questo piano nello spazio proiettivo coincide, siccome il sottospazio che va ad intersecare qui nel sottospazio proiettivo PN è un oggetto a tre dimensioni, si può estrarre una famiglia di raggi di luce che nella teoria dei twistor è chiamata una congruenza di Robinson. Questa congruenza di Robinson, vedete che sono tutti questi raggi di luce che coincidono, che si possono estrarre da questa intersezione nel sottospazio proiettivo, attraverso un procedimento di proiezione stereografica delle cosiddette parallele di Clifford, si ottiene la visione straordinaria del twistor, che vedete questa qui. Cioè, che cos'è questo oggetto? Questo oggetto rappresenta, alla fine, tutta questa matematica astratta per rappresentare una particella non massiva rotante, per esempio un elettrone, un protone, un bosone e così via, un fermione, un neutrino e così via. Che cosa rappresenta questo oggetto? Rappresenta, se la particella
si muove nella direzione di questa retta, di quest'unica retta che vedete qui, di questa freccia, tutto ciò che gli sta intorno rappresenta, era la rappresentazione della elicità, della quantità di moto intrinseca di questa particella. E vedete, questi cerchi che si arrovellano attorno a questa freccia e generano dei sottospazi di nuovo in cui si arrovellano queste frecce, è ciò che ha dato l'idea al nome Twistor, di cui Penrose ne è stato proprio l'artefice. Di nuovo, questo non vuole rappresentare proprio che cos'è un Twistor, però diciamo è il modo in cui si presenta quando lo si immerge, quando lo si descrive direttamente in uno spazio reale di Minkowski, diciamo attraverso proiezioni stereografiche, attraverso parallele di Clifford e così via. La cosa interessante, che questa, con questo chiudiamo la lezione, è che se la particella si sposta lungo la direzione della freccia, tutto l'insieme delle linee incurvate in modo ricorsivo e autoreferenziale si sposta al contrario. Questa teoria di Twistor è proprio un modo di descrivere diciamo l'idea di fondo, e con questo chiudiamo la lezione, è quella di trovare una matematica, un modo fondamentale, qualcosa forse di più intrinseco, sia delle reti di spin quantistiche, sia della relatività di Einstein, qualcosa ancora più profondo che sotto sotto metta insieme entrambe le cose.